nostro rapporto con l'Iran è un rapporto particolarmente significativo e importante. Loro ci considerano un paese amico, amico per motivazioni soprattutto storiche e culturali che risiedono nella nostra grande cultura romana e nella loro grande cultura persiana, ma anche amico per i rapporti economici e commerciali che sono creati negli anni. Poi naturalmente è cambiato tutto dopo la rivoluzione, è cambiato tutto con l'estremizzazione della politica iraniana, è cambiato tutto con le sanzioni e questo ha reso molto più difficile i rapporti commerciali e da quella difficoltà dei rapporti commerciali e dei rapporti politici naturalmente c'è stato anche un allentamento delle nostre relazioni. Oggi il dossier nucleare che è sul tavolo dei paesi occidentali, in cui anche l'Italia svolge un ruolo con la commissaria delegata alle politiche estere dell'Unione Europea, è un dossier che può finalmente risolvere quella vicenda. Le sanzioni sono state utili in questa fase perché noi riteniamo che la politica nucleare del governo iraniano debba essere fermata, ma dopo le sanzioni serve la pace, il dialogo e questo può essere un passaggio fondamentale sotto il profilo della stabilizzazione non solo delle nostre relazioni con l'Iran, ma anche di avere un partner in tutta quell'area molto complicata dall'Afghanistan all'Iraq alla Siria che possa essere un punto di riferimento per le relazioni occidentali. Quindi la politica estera, se vuole essere una politica estera che si basi sul dialogo, l'unica cosa che noi possiamo utilizzare oggi tra tutti i governi che combattono il fondamentalismo islamico deve passare anche attraverso un rapporto più forte con l'Iran. Ettore Rosato per l'Istituto Affari Internazionali, grazie mille.